Abbiamo parlato la prima volta con Alessandro, guarda, faccio una parentesi, è troppo divertente la lezione di come ci siamo conosciuti, no? Perché lui ha detto che ha cercato, io gli sono proprio andata sotto su Twitter, capito? Ehi, ehi! Scusate, chiudo parentesi. Beh, noi diciamo che abbiamo voluto fare un salto evolutivo all'approccio ambientalista che passa poi anche nei media, nella società, no? Purtroppo molto spesso l'ambientalismo all'ambientalismo danno della Cassandra. Ora, Cassandra diceva la verità, banalmente, no? Però, così, la sensazione mi sembra quella che porta sfiga, che ti annuncia sciagure, no? Quindi, parlare del cambiamento climatico, parlare della perdita della biodiversità, della sesta estinzione di massa, sono tutte cose scientificamente verissime, ma spaventano molto. E molto spesso la reazione allo spavento è la rimozione del problema. Dire, vabbè, è una cosa troppo grande rispetto a me, io non ce la posso fare, pazienza. Cioè, vado dove posso, faccio quello che posso e non me ne occupo troppo. E quindi noi volevamo passare dall'approccio ricordati che devi morire all'approccio pensa a quanto potresti vivere meglio, cioè pensa a tutti i problemi che hai adesso, a che non arrivi alla fine del mese, a che non hai un lavoro stabile, e che i tuoi figli devono andare a lavorare all'estero perché in Italia non trovano lavoro, le zone meravigliose dell'entroterra italiano che si spopolano perché non ci sono lavori di qualità, l'industria che aggredisce, questa è la nostra realtà quotidiana, no? E come mi distrai se questo è invece c'è tutto un tessuto che non viene raccontato mai abbastanza. Alla fine la cosa che scrissi ad Alessandro nel primo tweet in cui ho provato a rispondere al suo lancio di Ami in giro per la rete è stata che ci sono tantissime realtà che meritano di essere raccontate e che hanno un problema enorme ad emergere, un problema di visibilità, anche un problema dimensionale in alcuni casi, in altri no, perché sono già industrie che hanno fatto strada, no? E quindi abbiamo pensato, il suo desiderio era proprio questo, raccontiamo qualcosa di positivo, facciamo capire alla gente che è possibile vivere in un modo completamente diverso e questo ci aiuta tantissimo anche a pretendere, perché non è che le scelte quotidiane dei cittadini possono cambiare tutto, però sono fondamentali perché ognuno può fare la propria goccia, perché tante gocce insieme eccetera eccetera, ma perché quando capisci che si può fare, allora lo pretendi, non lasci più che le cose vadano così, come se un fato cinico e baro l'avesse imposto, no? E diventi più consapevole, più critico, riconosci il maledetto greenwashing che adesso ci aggredisce da tutte le parti, no? Tutti quanti inquinano, fanno, e poi una bella pitturata di verde e via, tutti gli ecologisti. Ecco, se tu sei più critico, approfondisci, ti appassioni, perché poi così succede, no? Ti appassioni tantissimo e a quel punto pretendi anche che le cose cambino dalla società e dalla politica, dalle istituzioni, da tutti gli attori che devono convergere. Noi abbiamo bisogno di contaminazione, utilizzo questo termine con la sua portata provocatoria, però con convinzione di causa. In questa sala ci sono alcuni green heroes già segnalati nel vostro lavoro e ci sono anche alcuni aspiranti green heroes che magari lo fanno. Mandateci tutto, noi selezioniamo. Dovremmo fare probabilmente una riedizione aggiornata. Non c'è bisogno, perché per volermi Alessandro, QR code. Ah, sì, sì. No, sì, allora, questo riguarda il libro, nel senso che nel libro presentiamo 100 di questi Green Heroes e nel libro c'è un QR code, io sono poco tecnologico, ma sono riuscito addirittura a capire cos'è un QR code. Tu ci vai col telefono sopra, ci clicchi e ti apre una mappa dell'Italia regione per regione. In ogni regione sono identificati i green heroes di cui parliamo nel libro, si aprono i siti e i profili ufficiali di queste aziende, di queste persone, e tu puoi entrare in contatto, acquistare i loro prodotti o proporti per aiutare o entrare in collaborazione. Quindi è un libro utile anche per chi vuole informarsi e allo stesso tempo, l'abbiamo detto, è importante perché un libro, per quanto noi volevamo essere anche fattivi, pratici, è un libro in cui i diritti d'autore vengono interamente utilizzati per la piantumazione di alberi. Abbiamo piantato alberi a Roma, li abbiamo piantati ieri a Taranto e continueremo così, quindi speriamo di vendere molti libri perché ogni libro che vendiamo vorrà dire piantare un albero e questa è una cosa che va particolarmente evidente.
evidente, in tutti i campi che abbiamo citato è evidente che questo sia così. Abbiamo, come ho detto, abbiamo una guerra più vicina, ce ne sono 20 in atto in questo momento, questa ci fa più paura perché è più vicina, ma non è più drammatica di altre che sono lontane da noi e delle quali si parla molto meno. E questa guerra probabilmente ci porterà a dover fare delle denunce, probabilmente riceveremo meno gas dalla Russia, può capitare che ci arriverà meno grano sia dall'Ucraina che dalla Russia, e questo ci deve far riflettere su quanto ad esempio sia importante e doveroso adesso veramente, non più a parole perché si è parlato tanto di questo, fare un vero cambiamento e una riconversione da un lato della produzione della nostra energia attraverso le rinnovabili. Questo è fondamentale. Abbiamo perso tempo, sono state bloccate tanti anni fa, non sta a me dire da chi e perché, ma questo è successo. L'Italia è indietro in questo senso, è arrivato il momento di liberare dalla burocrazia e soprattutto dalle lentezze delle tecnologie che ci potrebbero rapidamente dare un'indipendenza energetica fondamentale per il nostro paese, che non ha altro modo per staccarsi da questa dipendenza, e questo ci permetterà anche di creare più possibilità di pace. Questo è la cosa che ci interessa. Energia, indipendenza energetica vuol dire anche avvicinamento alla pace, vuol dire libertà.